Riesce nell'impresa, Frank Zapata ce l'ha fatta dopo un primo tentativo fallito il 25 luglio del 2019. La mattina di oggi il quarantenne è riuscito nell'impresa, quella di trasvolare il canale della Manica nella sua flyboard, la piccolissima tavola a turbo reazione da lui realizzata o meglio concepita, la BBC ci informa di ciò. Zapata è decollato nella mattina di oggi da Sandgate, vicino a Cala, è atterrato nella baia di St. Margaret a Dover. Il francese ex campione del mondo di Just Sky aveva promesso a se stesso che dopo il flop di luglio, quando era finito in acqua, dopo il decollo avrebbe ritentato l'impresa. Detto fatto, dotata di 5 minuscoli turboreattori, la Flyboard può raggiungere i 190 km/h. Unico limite è l'autonomia di appena 10 minuti nel serbatoio che Zapata deve portare sulle spalle in equilibrio piuttosto precario, andando a manovrare il tutto attraverso l'utilizzo di un joystick. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, iscrivetevi se vi va, commentate, al prossimo video da Leandro, narratore italiano.